Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come vi dicevo, mi sembra anche questo il video di questa mattina e ieri di Ken, che c'era questa, questa trattativa con la Fiorentina. È notizia di, penso, un'oretta fa, perché sono un po' tornato dal lavoro da poco. È stato trovato l'accordo con la Fiorentina e quindi Ken diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina. Ken dalla Juve alla Fiorentina ha trovato l'accordo, le cifre dell'operazione. L'attaccante italo-ivoriano è ormai prossimo al trasferimento alla corte dell'ex bianconero Paladino. Moise Ken, il nuovo giocatore della Fiorentina, in attesa delle visite mediche e di comunicati ufficiali dei due club, l'attaccante italo-ivoriano nel giro della nazionale italiana di Luciano Spalletti, impegnata agli europei, no, non fa parte della... In corso di svolgimento in Germania, può essere considerato ormai un ex calciatore della Juventus. La società bianconera e quella viola hanno raggiunto l'accordo proprio in queste ore. Il calciatore proseguirà la propria carriera in Toscana, firmando, attenzione, un contratto pluriennale in cambio di 13 milioni di euro, come dicevo io, che era più bonus, quindi 13 milioni di base fissa più 2 di bonus facilmente raggiungibili e ulteriori 3 vincolati ad obiettivi sportivi più complicati, che sarebbero sui 15 18 milioni, 15 diciamo sicuri. E Moise Kean al bilancio della Juventus, notizia di oggi, pesava al bilancio sui 9 milioni e 600 mila euro, quindi abbiamo una plusvalenza quasi del doppio. Quindi altro capolavoro di Giuntoli, perché se pesava 9 milioni e 6 lo vendi a quasi 18 milioni con i bonus, diciamo che è una bella operazione fatta da Giuntoli. Poi dopo qua si parla della sua carriera, nato a Vercelli nel 2000, poi se non sbaglio che è stato anche il primo anno il primo 2000 a segnare in Serie A, aveva 18 anni, 17 adesso ricordo bene, ha mosso i primi passi all'Asti, Torino, poi dal 2010 alla Juventus, e proprio come mai Juventus, ecco qua, ha fatto il suo debutto in Serie A, addirittura a 16 anni ragazzi aveva, 16 anni, 16 anni e mezzo, perché nel 2016, pensavo prima, pensavo dopo io, nel 3-0 inflitto a Pescara e in Champions League 3 giorni dopo nel successo esterno 3-1 contro il Siviglia, diventando, proprio come dicevo io, il primo calciatore classe 2000 ad esordire in entrambe le competizioni. Poi fu stato prestato all'Hellas, al Verona, poi è andato all'Everton in Inghilterra, trasferimento a titolo temporaneo a Paris Saint-Germain, prima di far ritorno a Torino nella chiusura della sessione estiva, quando andò via Ronaldo per sostituire Ronaldo, ma numericamente, ragazzi. Lascia la Juventus dopo 22 gol segnati in 123 partite e con bacheca 5 trofei, 2 scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa nazionale, Supercoppa italiana. Quindi, ragazzi, come vi dicevo io oggi e ieri, era nell'aria il suo trasferimento, si doveva soltanto aspettare che trovassero un accordo e quindi la notizia che vi ho dato io si è avverata. Che dire, grazie, non grazie a Moise Kean? Grazie, ma pensavo che da come si era mostrato all'inizio nel 2016 che fosse un giocatore più importante per la Juventus, invece piano piano è andato calando. Poi è stato dato in prestito all'estero perché sperando che potesse ritornare a fastidio un tempo, poi ragazzi da quando è tornato non è stato più un giocatore così incisivo e quindi giustamente Giuntoli dice lo dobbiamo vendere e l'ha venduto facendo delle plusvalenze. Adesso voglio vedere qua se Gravina dice che c'è qualcosa che non va. Per queste plusvalenze, la Fiorentina ha accettato di pagarlo, ok? Quindi non vedo dov'è il problema. Poi è tutto scritto, non è che
non viene scritto, è tutto scritto nell'accordo il prezzo, quindi c'è una plusvalenza, quindi non vedo niente di illegale, come non era illegale il procedimento il processo, procedimento scorso anno, dove ci hanno tolto i punti per delle plusvalenze che, ripeto, non sono reato. Poi è stato tutto, tra virgolette, annullato perché il processo a Torino non si poteva fare, ma questa notizia qua la sapete. Comunque, Ken è un nuovo giocatore della Fiorentina, lo salutiamo e ringraziamo ragazzi ancora Giuntoli di questa ennesima ottima mossa. E qui si vede che Giuntoli sa fare il suo lavoro, sa fare il suo lavoro e finalmente... Invece noi di comprare dalla Fiorentina, siamo noi che vendiamo la Fiorentina e la Fiorentina ha accettato. Adesso voglio vedere se Commisso dice qualcosa. Ok? Ragazzi, fatemi sapere qui sotto voi cosa pensate di questa operazione, se è stata un'operazione giusta, se Giuntoli ha fatto una buona plusvalenza, se voi lo volete tenere. Fino alla fine, Forza Juventus, mettete tanti like, commentate, condividete, iscrivetevi e ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.